online per puro caso mi sono imbattuto in iWinch, una semplicissima chiave ottagonale con lo stesso attacco della leva del winch per trapani evitatori. Ho cercato di capire se potesse fare il caso mio, guardando in rete, sui vari forum, cioè non ho trovato nulla praticamente. C'erano dei video dimostrativi dove di maniglie elettriche, quelle da 700-800 euro per intenderci, dove si vinceva il fatto che fossero attrezzi totalmente inutili. Scusate, ma a causa motivi tecnici il video prosegue in casa. E dicevo, l'avvitatore è un semplicissimo Parkside da 20 volt, più o meno tra i 30 e i 35 euro al Lidl si può acquistare. E io in barca, come potete vedere, la utilizzavo con la batteria maggiorata, che è quella da 4 A, dato che ha un po' più di spunto, utilizzabile anche con quella in sua dotazione da 2 A. Comunque, due sono le prove a cui l'ho sottoposto. Allora, la prima, più semplice, è l'utilizzo del rullo a fiocco, a srotolare e avvolgere il fiocco, su cui, come potete vedere qui, se l'è cavata senza nessun problema. Allora, la seconda prova, ovvero anche quella più tosta, è anche, diciamo, quella che risolverebbe più dubbi, penso, è quella della randa, no? Ovvero, può uno strumento da 30 euro fare quello che fa un winch elettrico da 2000 oppure una maniglia da 800-900 euro? Andiamo a scoprirlo nel video. Allora, preciso il fatto che la barca è una S40 con un albero di circa 19 metri, quindi diciamo con una velatura un po' superiore rispetto alla media di quella dei 12 metri, no? Potrebbe essere sovrapponibile a un 44-46 piedi. Se l'è cavata, sostanzialmente me l'ha tirata su praticamente fino in testa d'albero, e si nota però uno sforzo abbastanza sostenuto verso la fine. Secondo me ne può valere la pena, ovvero 2000 e passa euro di un winch elettrico, 800-900 euro di una maniglia elettrica contro poco più di 50 euro di spesa tra la chiavetta e l'avvitatore. Sinceramente ne può valere la pena, soprattutto perché funziona bene, è veloce, e anche se rimangono alcuni metri di randa che gli ultimi metri magari non riesce a sollevarla, o per evitare di metterlo sotto sforzo eccessivamente preferiamo finire con il winch, possiamo comunque dire che il grosso lo fa. Secondo me è un acquisto che ha senso, per il semplice fatto che l'avvitatore a bordo può servire per un sacco di altre funzioni, e è economico, perché stiamo parlando di una spesa di 50 euro che comunque sì, ampiamente ripagata rispetto alle altre soluzioni.
la sua funzione la fa, ovviamente non ha le stesse performance di appunto quegli utensili più costosi. Però per un utilizzo su una barca fino ai 12, 13, 14 metri, secondo me può fare il vostro caso. Poi chiaramente dipende dall'utilizzo, se è un utilizzo ovviamente professionale, ad uso sportivo, regate, queste cose qui, ovviamente opterei per qualcosa di più performante. Per tirare su, un aiuto a tirare sulla randa in crociera, al volgere il fiocco, il Genoa, quello che è, quelle due volte al giorno, secondo me è un qualcosa di assolutamente consigliabile e sì, che si è comportato nel mio caso in maniera più che soddisfacente.